alza gli occhi e dice: è scomparsa la mia gloria, la speranza che veniva dal Signore. E guardando la propria esistenza la paragona ad un vagare che è amaro come l'assenzio, come il veleno. Eppure in questa situazione, che è situazione di dolore che schianta la vita, il profeta pronuncia questa espressione: è bene aspettare in silenzio la salvezza di Dio, senza disquisire, senza tirare fuori parole inutili. E questo lo può fare perché parte da quella che è la grande consapevolezza per il credente: la grazia del Signore non è finita, l'amore, cioè incondizionato, di Dio non viene meno, non sono esaurite le sue misericordie, si rinnovano ogni mattina, perché grande è la sua fedeltà, grande è il suo amore, grande e l'attenzione che ha per ciascuno di noi. Le misericordie non sono finite. Anche se in questo istante sembra tutto chiuso, in questo istante la vita continua. E che la vita di ognuno di noi, come quella di Gianni, sia tutta vissuta dall'ulteriorità, lo dice proprio il fatto che siamo qui, attoniti. Com'è possibile? 48-49 anni, nel pieno della vita, così, lontano, lavorando, di un lavoro faticoso, di un impegno di così vasta portata, anche da un punto di vista umano, com'è possibile? Io direi che toccando con mano, da una parte, questo dolore inaudito che tutti ci prende, dall'altra parte non possiamo non confessare a noi stessi che la vita di Gianni, come ognuna delle nostre vite, è infinitamente oltre del tempo, dello spazio, del limite, del peccato e del cadavere anche che abbiamo davanti. Onori ai caduti!